siamo molto contenti di ospitare questa delegazione di produttori di berries della Russia. Presidente di questa delegazione è Mr. Bota, che è un nostro distributore per il territorio russo, nonché licenziatario di alcune delle nostre varietà. Siamo contenti di ospitarli, loro sono venuti con una duplice finalità, visitare il Macfrut, e hanno colto l'occasione per venire a trovare anche noi, quindi per vedere i nostri vivai, perché noi siamo appunto un vivaio che produce piante da frutto e piante di fragola che distribuiamo in Italia e prevalentemente in Europa. E poi sono venuti a vedere tutto quello che è il nostro comparto breeding, perché oltre al vivaio noi siamo i bridatori di nuove varietà, e quasi tutte, adesso parlo delle fragole, quasi tutte le varietà che vendiamo e produciamo sono state brevettate da noi, quindi vendiamo cose che abbiamo noi stessi costituito. Il mercato russo è cambiato da dopo l'embargo per voi? Negli ultimi anni come si sta evolvendo? Allora, il mercato russo è un mercato nel che noi abbiamo iniziato a vivere e sul quale siamo entrati circa 15 anni fa. Ha avuto un calo piuttosto consistente circa 5 anni fa a causa di questa depotenziamento forte del rublo, per cui comprare piante da paesi non russi per loro diventava, cioè per gli agricoltori russi, molto oneroso, le pagavano 3 volte tanto a causa della svalutazione della moneta. Poi c'è stata una ripresa negli ultimi 3-4 anni, perché l'embargo noi non lo abbiamo troppo sentito, ci sono tuttora dei vincoli fitosanitari in corso, ma noi bene o male tutti gli anni riusciamo ad entrare in questa lista dei vivaisti italiani accreditati a vendere in Russia, e quindi le nostre vendite si mantengono tutto sommato soddisfacenti, abbiamo più canali distributivi e manteniamo ovviamente ottimi rapporti con Mr. Bota. A proposito di fragola, perché in particolare adesso appunto state esportando piante di fragola, quali sono le varietà che loro amano e che sono presenti nel territorio russo? Allora, tra le nostre varietà sicuramente quelle di riferimento che stanno avendo il successo maggiore in assoluto possiamo menzionare Alba, che è una varietà precoce molto attraente, molto bella, questo rosso brillante, luminoso, bellissima, e poi c'è Roxana, che è una, come io dico molto spesso, una macchina da guerra, cioè una varietà veramente super produttiva. Detto questo, stiamo brevettando e immettendo sul mercato russo anche altre novità varietali, delle quali stiamo attivando le pratiche di brevettazione e marchio, e queste varietà sono novità varietali, ovvero Tea, Olimpia e Fragolaurea, una precoce e le altre due a maturazione medio-tardiva.